Ciao, buongiorno, come va? Oggi stavo pensando, sai, alla Cenerentola e a tutte quelle favole, le fiabe e anche i film, le commedie romantiche che ci hanno fatto vedere quando eravamo piccole e dopo quando eravamo adolescenti. E come noi abbiamo imparato a pensare alle relazioni, alle storie d'amore, secondo me. Secondo questo modello, secondo quel modello, ma per esempio Cenerentola, se ci pensi, non è vero che visse felice e contenta. Voglio dire, secondo me non è possibile, perché se lei era una persona che si faceva mettere i piedi in testa dalle sorellastre, dalla matrigna, certo non aveva scelta, io capisco, però ha comunque assimilato un modello di comportamento, perché non era capace di ribellarsi, ho capito, non è colpa sua, non era capace di ribellarsi perché è stata sempre messa in una posizione in cui non poteva, non le era permesso ribellarsi oppure avrebbe rischiato troppo facendolo. Ma di fatto lei era una persona in quella posizione e anni e anni e anni in quella posizione fanno di te una persona che si abitua a quella posizione o forse che non conosce altro. Perché chi non si ribellerebbe se avesse avuto qualche carta nel suo gioco, qualche possibilità di ribellarsi, magari l'avrebbe fatto prima. In fondo, lei è andata al ballo quando era già grande, altrimenti non avrebbe potuto sposarsi. Quindi era grande, quindi avrebbe potuto scegliere. Significa che la sottomissione è già assimilata, è già nel cervello, è già nel programma inconscio, no? Perché se fosse conscio, una persona consciamente lo cambia, nessuno consciamente direbbe sì, voglio fare la sottomessa, farmi chiudere in cantina e fare degli compiti spiacevoli per tutta la famiglia mentre tutti gli altri si divertono. Nessuno direbbe così, quindi è inconscio, è subconscio, non ce ne rendiamo conto. E quindi Cenerentola con questo programma non poteva vivere felice perché aveva questo automatismo di fare da serva agli altri, di farsi mettere i piedi in testa. Quindi, a meno che lei non avesse fatto uno salto quantico, mamma mia, questo vento! Ma cioè, prima non c'era. Io quando accendo la telecamera sale il vento. No, adesso l'ho detto, oggi siamo tra l'altro il 20 dicembre e quindi è uno di quei giorni in cui si visualizza tutto l'anno in avvenire. Quindi, invece, dovevo concentrarmi all'aria ferma. Quando io accendo la telecamera, l'aria è ferma. Scusami, piccola parentesi. Sì, stavo dicendo che se Cenerentola avesse fatto un salto quantico, perché così si può cambiare, o lavorando su di sé, pian pianino, creando nuovi pensieri, quindi nutrendoli ogni giorno, ripetendo questi mantra, quindi metterli in pratica. È un lavoro che richiede costanza e per avere buoni risultati bisogna farlo per molto tempo finché abbiamo i risultati e io consiglio anche ancora farlo anche dopo che abbiamo già i risultati per rafforzarli, per essere sicuri che siamo proprio cambiate e che quella cosa funzionerà a lungo termine. Quindi non finire smettere di visualizzare i primi risultati quando la realtà ormai è cambiata e stiamo bene, ma sì, io propongo e lo faccio anch'io visualizzare quello che abbiamo fatto, il cambiamento, anche quando sta avvenendo, anche quando è venuto, per sicurezza. Mantrare ancora un po', fare i mantra ancora un po'. Quindi Cenerentola non ha fatto questo percorso perché non è cambiata e non è successo nella sua vita neanche quello che si chiama il salto quantico, tipo che ti succede qualcosa, hai una comprensione o ti succede qualcosa da fuori, ti fa capire qualcosa, c'è un'apertura di coscienza e tu praticamente salti da un modo d'essere che era tipico per te a un altro nuovo. Più giusto per te, completamente diverso. Però lei sappiamo che non l'ha fatto, perché il cambiamento che ha fatto per andare al ballo era grazie alla fata Besmemorina che le ha fatto una magia. Ma se Cenerentola avesse fatto un salto quantico, la sua carrozza non si sarebbe trasformata in zucca a mezzanotte. Quindi, quando è finito l'incantesimo, lei era tale quale al prima. Allora, paragonando la fata Besmemorina a una coach, per esempio, una coach
E ti fa sentire così dopo il primo appuntamento, dopo che si comincia a lavorare insieme, ti fa sentire che tutto è possibile, hai visto dove vuoi arrivare, proprio come l'ha fatta Vasa Maurina, che le ha fatto una magia. Ha fatto vedere alla Cenerentola qual è la realtà a cui può ambire, qual è la realtà giusta per lei, qual è la realtà che le si addice di più. Però poi ci vuole un lavoro, quando la persona torna a casa dopo che è stata dalla coach, è ancora gasata, è ancora tutta carica, però dopo un po', se non si coltiva tutto questo entusiasmo, se non si comincia subito a lavorare, se non si cavalca l'onda, se si lascia perdere pensando di riprendere più in là o che magari funzionerà da sé, ecco, non funziona. Quindi Cenerentola, è impossibile che tipo la settimana dopo il ballo, sì, questo principe la viene a cercare, prova la scarpetta, le va bene, la porta al castello, si sposano e vissero felici e contenti. Manca tutto un lungo lavoro interiore di Cenerentola per passare da un modello dove lei è sottomessa e quindi si mette sempre in una posizione subalterna. Un lavoro che invece la porterebbe a essere una persona sicura di sé, che persegue i propri obiettivi, che è felice nella sua vita, che si occupa di se stessa, che è centrata, che sa bene cosa vuole, di cosa ha bisogno e che è anche capace di auto darselo, di andare nella vita e incontrare persone che le possono arricchire la vita, dare le risposte che cerca, andare libera in giro a incontrare quelle sincronie che sono le risposte alle nostre domande. Che può essere anche il principe, certo, ma non può essere sempre il principe, almeno io suppongo di no. No, forse le nostre risposte l'universo non ce le manda sempre, attraverso una sola persona. Ebbene, allora questo video voleva essere un video per le ragazze che sono ancora in questa posizione. Come Cenerentola, e qual è questa posizione? È la famoso atteggiamento da codipendente, quello che io chiamo l'atteggiamento della donna che ama troppo le persone sbagliate perché ama troppo poco se stessa. Quali sono le persone sbagliate che una persona che ama troppo poco se stessa ama? Sono le persone, sì, arroganti, che si mettono sempre, che vogliono sempre avere la precedenza, le persone che si prendono tutto lo spazio, che pensano di avere più diritto della partner in questo caso. Perché se sei una persona che si sottomette, è normale che una persona invece che si soprammette gli piacerai, ovviamente, perché dirà: ah, è proprio questo di cui ho bisogno. Tra l'altro, queste persone che sono piene di sé, per esempio, sono, secondo me, sono anche persone molto positive per certe cose. Per esempio, le persone che ho conosciuto io, perché io ovviamente avevo, vedi, parlo del passato, ma sto continuando a fare gli esercizi, perché adesso la mia realtà è cambiata, è nuova e ci sono nuove persone intorno a me. Ma forse di questo parlo in un altro video per non spaventarti, perché una volta che si cambia la frequenza, cambio un po' tutto, comunque ho detto che non ne parlo adesso. Queste persone che io avevo intorno a me, io ero, diciamo così, per farla breve, un po' più timida e loro erano più convinti, io mi mettevo un po' più in disparte, li osservavo, ero felice di stare con loro, no? Anzi, ero onorata che loro volevano stare con me. E queste persone, che si tratta di amiche, di amici e anche del partner, loro mi piacevano tantissimo proprio per questa loro forza, per questa loro capacità di chiedere, di prendere, di fare, di mostrarsi. E per esempio l'uomo che mi piaceva aveva un lavoro molto importante, aveva tutta una squadra di persone sotto di sé e tutto questo era positivo perché lui faceva un lavoro positivo, faceva del bene agli altri, lavorava con i bambini, lavorava con le persone, con i bisognosi. Però queste persone che vanno benissimo forse come colleghi, possono andare benissimo come
tu puoi andare da loro a usufruire del servizio che ti offrono, ma a loro manca un ingrediente base, manca l'affettività, sono annaffettivi. I psicopatici, i narcisisti, sono annaffettivi, più sono borderline e meno riescono a capire le sensazioni. Questo può essere pericoloso, perché se una persona che non sente niente ti passa sopra, non si gira nemmeno, non ha idea di quando ti fa male, di quando non ti fa male. E quindi queste persone, io concordo col fatto che bisogna guardare in loro il lato positivo, concordo assolutamente con questa cosa. A me piacevano tantissimo, mi piacevano anche le amiche che quella volta avevo, adesso non ho più. La mia migliore amica era una ragazza bellissima, super capace, qualsiasi cosa lei si metteva a fare le riusciva bene, veramente una ragazza splendida, ma era anaffettiva, significa che quante volte mi ha ferito io ho sempre fatto finta di niente e in questo video volevo parlare proprio di questo, questa capacità di far finta di niente quando vediamo delle cose che non vanno, quando vediamo tipo il male nell'altra persona o qualcosa che comunque non va bene in un rapporto. Per esempio, questa amica, quando volevamo, magari mi veniva a prendere senza avvisarmi, diceva dai, usciamo. E io dicevo magari guarda, non faccio una doccia, ma no, non importa, dai, non, no, non andare per il sottile, cioè, anche se non hai i capelli in ordine, tanto andiamo solo un attimo. So, magari si andava a ballare, mi ricordo una volta in particolare siamo andate a ballare, mi ha detto ma no, non importa. E poi si è guardata allo specchio, ha visto una cosa piccola che non andava, forse ha dimenticato di cambiarsi gli orecchini, per esempio, ha detto, oddio, mi sono dimenticata di cambiarmi gli orecchini, cioè a me ha detto indifferente, ma cosa ti fai i problemi? Non c'è bisogno neanche di fare la doccia, cioè, esci come sei, anche in tuta, hai capito? Però c'è lei quando si accorta di non aver messo gli orecchini abbinati, cioè è proprio, ha avuto una reazione proprio di oddio, me ne sono dimenticata, come ho fatto? Cioè quasi mi sembrava che volesse tornare a casa, per esempio, per cambiarsi. Quindi proprio questo trattamento che per lei, tutto quello che era per lei, questo era solo un esempio, ma queste cose sono successe spesso. E qualcosa dentro di me, un primo momento rimanevo male, qualcosa dentro di me, il primo momento probabilmente si chiedeva, ma com'è possibile questo? Che era tanto tranquilla quando parlava di me, no, non farti problemi, ma figurati, sei importante, no? Invece per lei, quello che riguardava lei era importante. Tutte queste cose ovviamente io le ho tutte messe via, le ho tutte cancellate dalla mia consapevolezza, consapevole, perché non. Cioè, o le vedevo o mi tenevo l'amica, probabilmente, perché se tu vedi quelle cose non ti va più. Infatti, poi a un certo punto, quando mi sono, tra virgolette, costretta a vederle, quando ho cominciato a guardare anche quelle cose, sì, ovviamente, appunto, non ci siamo frequentate più. È molto delicato quando ci sono di mezzo le persone, delle persone a cui vogliamo bene. E questo atteggiamento mentale, come è successo per la Cenerentola, noi ce l'abbiamo probabilmente da sempre. Se i nostri genitori sono stati anaffettivi e tu compila lo spazio per le cose che sono successe a te, perché i genitori anaffettivi, cioè essendo che tu vivi con i genitori giorno e notte, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per che ne so, 15 anni se ti va bene, se ti va bene, se hai una famiglia storta. Però è possibile che genitori abusivi sono anche controllanti, quindi a forza di controllarti è difficile che tu cresca come una persona che dopo 14 anni puoi prendere lo zaino e andare a fare il giro del mondo. Difficile perché sei spaventato, sei insicuro, sei insicura. E quindi è difficile che anche tu vada via da casa molto presto, no? È difficile. Io ho avuto la fortuna in realtà di andare via da casa presto perché mi hanno praticamente, per punizione, mi hanno. Sì, boh, lasciamo perdere. Praticamente mi hanno cacciato, insomma, no? In poche parole. Però in genere i genitori controllanti controllano tutto, quindi ti vogliono a casa per controllarti, anche quando sei adulto, per esempio, ti controllano sempre. Di cosa stavo parlando? Adesso ho divagato.
del fatto che quando i genitori sono fanno delle cose abusive, fanno delle cose strane, quando i genitori, quando sei piccolo, tu anche vedi una situazione che ti spaventa proprio, o questi pericoli forse sono all'ordine del giorno e tu devi imparare a fare buon viso a cattivo gioco. Non puoi rischiare di metterti contro un genitore. Se tu pensi, immedesimati in un bambino piccolo, il genitore è tutto quello che hai. È tutto quello che hai. Tu non hai i numeri di telefono, non conosci, non sai chi si chiama in situazioni di emergenza. Tutte le persone adulte che tu conosci le hai conosciute tramite i tuoi genitori. Tutti i parenti le hai conosciuti tramite i tuoi genitori. E tutti gli insegnanti li hai conosciuti perché i tuoi genitori ti hanno portato a scuola. Tu hai l'impressione che nessuno sta dalla tua parte. Tanto più che se i genitori sono violenti ti fanno presto capire, pensare che tu sei sbagliata, che tu sei sbagliato. E allora è logico che tu non pensi di te stesso di avere dei diritti e che qualcuno ti proteggerà se denunci i tuoi genitori, ma non ti viene neanche in mente perché tu non hai quest'ottica che i tuoi genitori sono sbagliati, tu ne puoi avere paura. Ma ogni volta che loro esplodono, ogni volta che loro scattano, ogni volta che loro fanno qualcosa che ti fa male, tu pensi in un certo modo di essertelo meritata, di essertelo meritato. Se invece non pensi di essertelo meritato, comunque pensi che loro non hanno capito, non ti hanno capito, non hanno capito che tu non hai fatto niente di male. E quindi sei sempre lì a voler dimostrare e sperare che possano capire, sperare che possano essere orgogliosi di te. Non so se ti riconosci. E allora ti abitui a, ogni volta che c'è qualcosa di sbagliato, rimboccarti le maniche e fare per riparare. Oppure supplicare anche gli altri, no, ripariamo, ascoltami. Ecco, tutto questo è un po' un atteggiamento da Cenerentola, no? Da una persona che anche è molto buona, molto bella, molto capace, molto intelligente, ma che purtroppo è stata come ammaestrata, è stata come ipnotizzata, pensare che vale meno. E allora quando scegli da questa posizione un partner, ti sceglierai sempre un partner che fa come da capo, no? E tu sì, e tu lo ami, e tu ti piace, e tu concordi con le cose che fa, e tu a lungo, dopo un po' di tempo, starai male perché non ci sarà mai spazio In questa relazione per te. In realtà all'inizio lui, per conquistarti, ti dà molte attenzioni, anche perché lui ti vuole conoscere, vuole assicurarsi che sei la persona giusta, e poi queste attenzioni non le avrai più. Se stai ascoltando questo video forse lo sai già, e quindi quelle attenzioni, quando non ci sono più, significa semplicemente che lui ti ha scelto e ti ha conquistato, è sicuro che sei lì, che sei lì, che non te ne andrai, che sei lì stabile. E tu invece sei la tua vita, lui è tranquillo, fa le sue cose e intanto ha tipo come una pedina in più sul suo piano di gioco. E invece tu, che sei questa pedina, la tua vita comincia ad andare male, e non hai più tempo per le tue cose perché così sei stata programmata, quindi lavori per lui, pensi per lui, ti occupi di lui, e se per caso tenti di fare qualcosa per te, lui si inventa un problema, così recupera le attenzioni di nuovo su di sé, e tu non sai che hai problemi perché se le sta inventando questa persona. È come se tu continui praticamente, mentre gli altri stanno navigando le loro rotte in questo mare bellissimo che è la vita, tu stai riparando lo scafo, continuamente questi buchi nello scafo insieme a lui, perché siete sulla stessa barca, solo che tu non ti rendi conto che lui sta facendo le sue cose, non sta riparando i buchi. Quando vede che sei quasi finito, fa un altro buco, così sei sempre occupata lì a riparare i buchi e tu non ti immagini, perché lui a parole dice sì, ripariamoli, vedrai che io sono positivo, vedrai che prima o poi riusciremo a ripararli tutti, e intanto ti fa un altro buco e tu, che sei ingenua e li credi, proprio ti ritrovi come Cenerentola nello scantinato al buio a dividere la cenere dai piselli, che non ha nessun senso quel lavoro, dividere la cenere dai piselli, soprattutto quando è qualcuno che ha buttato i piselli nella cenere apposta, che no, per farti stare a casa e fare quel lavoro lì.
E assomiglia molto a quella confusione. Tu stai a casa a pensare cosa ha detto, perché l'ha detto, cosa è successo. Allora, per carità, liberiamoci da questa cosa. So che è più facile da dirsi che da farsi. Allora, io sono qui per questo, per quelle ragazze, per quelle donne. So che forse questi video non li ascoltano anche gli uomini. Io sono di formazione professionale, lavoro sempre praticamente quasi solamente con le donne. Bene, comunque sì, se c'è qualcuno che non è donna, mi scusi se continuo a parlare al femminile. È una cosa che volevo dire con questo video, è di rendersi conto, di cominciare a rendersi conto se ci sono dei disequilibri. È il modo più veloce che ho sperimentato io, quello che per me ha funzionato di più, è immaginarsi quando abbiamo abbiamo visto che forse c'è un disequilibrio o c'è qualcosa che non sappiamo se è giusto, ma cioè lui ha fatto così, però non mi piace che abbia fatto così, però poi non siamo sicure se siamo solo noi che magari siamo troppo sensibili, come dice lui, o se veramente era una cosa che di solito non si fa. Per capirlo basta invertire i ruoli, cioè ci immaginiamo che siamo noi che abbiamo fatto quella cosa a lui, o siamo noi che abbiamo detto quella frase a lui, o siamo noi che abbiamo dato quella risposta alla sua domanda, quindi invertire i ruoli. Può essere molto interessante. E se c'è stata qualche incorrettezza o una piccola mancanza di rispetto, anche piccolissima mancanza di rispetto, questo esercizio, se proverai a farlo, vedrai, è molto utile, perché se una persona, per esempio io, non voglio avere mancanze di rispetto verso le altre persone, mettermi in un ruolo, magari lui ha appena avuto una mancanza di rispetto nei miei confronti, io mi metto nei suoi panni, faccio finta di averlo detto io e che dall'altra parte c'è lui. E mi stona tantissimo, tipo mi rendo conto che io non direi mai così, che non avrei potuto mai dire così, oppure non avrei mai potuto fare così, oppure non avrei mai potuto reagire in quel modo in cui ha reagito lui. Bene, questo è tutto, buona giornata, ci sentiamo in un altro video, un abbraccio a tutte, sì, e a tutti ovviamente.